Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il pendolo di merda. Allora. Sì, pronto? Pronto? Sì. Sir Antonio? Sì. Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli alla Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet poc'anzi. Sì. Sì, da dove chiama? Dalla Conservigi, sì. Il lavoro è su Bari, vero? Il lavoro è su Bari, certo, sì. Ah. Ecco, e in pratica stiamo andando a lavorare in tutti gli stadi d'Italia. E dunque che devo fare io? Allora, il lavoro è a tempo indeterminato. Sì. Negli orari in cui lo stadio è chiuso, sì. Lei farà mansione di magazzino, facchinaggio, quello robe lì, no? Sì. Quando invece lo stadio è aperto, che c'è la partita, la sua mansione è quella di sedare le risse tra i tifosi. Ah, no. Tanto per stare vabbè, in tema. Proviamo, non lo so. Non come proviamo? Guardi, noi abbiamo in pratica tutto un campionario di frasi che lei dovrà utilizzare per poi intervenire nella rissa. Vogliamo fare una roba veloce per capire se lei è idoneo? Sì, dai. Faccio la prima frase proprio da copione. Allora, vengo lì? Provi a dire, vediamo un po' se lei c'è il tono giusto. Allora, vengo lì? Senta, no, giusto no, per capire se lei è adatto alla situazione qua. Non è che c'ha precedenti per risse, lei no? No. Giusto per capire, non è che c'ha fratelli, sorella, affiliati tipo a Sacre Corone, Ndrangheta, no? Non esiste proprio. Giusto per capire. Siamo troppo lontani da quelle cose là. Perfetto. No. Non è che lei è uno scalmanato che fa uso di sostanze al naso, no? No, non esiste. Perfetto. Non si offende. No, me la capisco, è normale. Giusto per capire, se poi lei lì che magari non so volesse dare una situazione di rissa e le dicono che lei è un terrone di merda, non è che si prende male, no? Giusto per capire, no. Metti caso, giusto per capire, che c'è una rissa davanti, non è che fai il pelandrone di merda e te ne vai, no? No, vabbè, dipende, se sono assai sì. Comunque l'importante è che nel caso di rissa lei va davanti a dire sempre di smetterla, cioè lei deve parlare sempre, capisce? Sì, ho capito. Però giusto per capire, non è che se poi uno ti fica un c***o in bocca perché parli troppo smetti di parlare, no? No. Non è che se metti che dicono che tua mamma va con i marocchini ti incazzi e poi impazzisci. No. Perfetto, dai, allora va bene, iniziamo domani? Vabbè, dai, adesso che ora venite? No, vediamo per le 9? Vabbè. Vabbè, dai, aspetto per le 9. Va bene? Cos'è? Okay. Il terzo piano, te no? No, è pian terreno, perfetto. Massimo, se entriamo dalla finestra. Ma no, da fare in culo, guarda. Che modi di parlare sono, scusa. Vabbè, Cicillo, stai calmo, qua stiamo parlando di lavoro al mestiere, non ho capito che ti scaldi, che rispondi, che è. Ciao. Ehi. Vabbè, ragazzi, andate a prendere il merda qua, dai. Giusto per capire. Giusto per capire. Scusate, ma cosa è successo a Vasco Rossi? Perché mi è capitata una foto. No, il promo di Die Hard, no? Non è Vasco Rossi. Lo Zoby 105 ritorna tra poco. Nel frattempo, se pensi che Mazzoli sia gay, hai ragione, è gay. Dormi da me stasera? Certo. Come sì? Me l'hai chiesto. Beh. A che ora vengo? No. Dopo Vasco! Posso portare tutto? No, in che senso? Ho anche i baffi avvelenati.